Awards 2018, tutti gli Oscar ai peggiori i poco ambiti riconoscimenti alternativi agli Oscar consacrano emoji accendi le emozioni peggior film dell'anno e istituiscono un nuovo premio pur di far vincere almeno una categoria alla remake di Baywatch ogni anno, a fianco dei più celebri e senza alcun dubbio più seri premi Oscar. A Hollywood vengono assegnati anche altri premi, decisamente molto meno ambiti ma talvolta persino più divertenti dei classici Academy Award. Si tratta ovviamente dei Raspberry Award, più noti con il nome di Razzie Award, i premi satirici che premiano film, attori, registi e sceneggiatori in base alla loro bruttezza e non alla bellezza. In passato ricordiamo i grandi successi di Sandra Bullock, di Jennifer Lopez e Ben Affleck, consiglio quelli di Adam Sandler per il Lurie premiato, Jack e Jill. Emoji accendi le emozioni domina i Razzie Award quest'anno, nonostante l'agguerrita concorrenza di pellicole come Baywatch o 50 sfumature di nero, ha fatto la parte del leone emoji. Accendi le emozioni, film d'animazione uscito nell'estate del 2017 che si è aggiudicato il tris più nobile di premi, peggior film, peggior sceneggiatura e peggior regia. A completare il tutto, come una ciliegina sulla torta, la giuria dei Razzie ha pensato di assegnare alla pellicola anche il premio per la peggior coppia d'attori nonostante sia un film d'animazione. Tutti i Razzie Award del 2018 peggior film emoji accendi le emozioni peggior attrice Tyler Perry V2, Amadea Halloween peggior attore Tom Cruise La Mummia peggior attore non protagonista Mel Gibson Daddy's Home 2 peggior attrice non protagonista Kim Basinger 50 sfumature di nero peggior coppia d'attori qualsiasi due odiosi emoji di emoji accendi le emozioni peggior remake Rip Off sequel 50 sfumature di nero peggior regista Anthony Leoni di Semoji, accendi le emozioni peggior sceneggiatura emoji accendi le emozioni film così brutto che non puoi fare a meno di amarlo Baywatch Razzie Award, The Rock incassa il premio con umiltà di Dwayne Johnson, l'ex wrestler diventato attore meglio conosciuto come The Rock, apparso nella saga di Fast and Furious o nel Re Scorpione, ha recitato in Baywatch film più o meno reboot della celebre serie TV degli anni 80 e 90 con David Hasselhoff, che si è aggiudicato il premio per il film così brutto che non si può fare a meno di amarlo, categoria nuovissima e istituita apposta per l'occasione. L'attore ha pubblicato un video su Twitter in cui, oltre all'in bocca al lupo ai suoi amici che correvano per l'Oscar, ha voluto raccontare il suo orgoglio per aver vinto il Razzie facendosi due grandi risate su e ha anche ammesso di accettare con umiltà e grazia il non premio, l'ilarità dei fan e degli appassionati.